The Dark Solver 6, La Regina in Giallo. Audio avventura pulp per i miti di Cthulhu creati da Howard Phillips Lovecraft. Testi di Ilario Gobbi. Lettura di Libri in pillole. Il cobra nero era stato reso inerme, pesantemente narcotizzato, e non era in grado di stabilire il tempo trascorso dalla sua cattura, anche se sospettava trattarsi di varie settimane. Per giorni rimase immobilizzato dentro una sorta di sarcofago, con aria sufficiente a malapena per non morire di asfissia, venendo trasportato in malo modo da un mezzo di spostamento all'altro. Avvertiva un freddo pungente e sconosciuto alla sua patria, e lo attribuiva alla sua possibile presenza nelle terre artiche che certi esploratori del nord gli avevano descritto nel corso della sua pregressa carriera militare. Il flagello di Kainsport era stato privato delle proprie armi ed era rimasto in possesso soltanto delle proprie vesti per sopravvivere al clima rigido. Nel dormiveglia indotto dai narcotici avvertiva il battito delle ali membranose di creature appartenenti allo spazio ignoto, le cui arcane ambizioni le avevano condotte sul nostro pianeta. Frederick Colts, lo scienziato nazista che lo aveva catturato, lo considerava alla stregua di un esemplare unico di una razza ormai estinta e lo custodiva gelosamente, ansioso di attuare i suoi propositi. Per giorni e giorni il tedesco violò le sue carni in modi che l'etica non sarebbe mai riuscita a giustificare. Cercava di carpire i segreti delle forze fantastiche che albergavano nelle cellule di Cain Solomon, ma per litri e litri di sangue versato non si ritrovava in mano che briciole di quella scienza incommensurabile. Per riprendersi dai suoi fallimenti, si concedeva interi pomeriggi da solo con il suo prigioniero a rievocare i successi che lo avevano condotto a quel ruolo prestigioso. Colts pronunciava nomi di suoi connazionali come Himmler e Mengele, che, stando alle sue parole, avevano fatto di tutto per screditarlo agli occhi del Führer. Ma lui si era conquistato le simpatie del folle austriaco e di conseguenza poteva dettare l'agenda delle operazioni occulte di tutto il regime. Ah, quale faccia aveva fatto il capo del Reich quando aveva posato gli occhi sulla copia del De Antiqui Temporibus in suo possesso. Si trattava di niente meno che del volume redatto a mano da Klaus Wormigel, aiutante tipografo di Gutenberg, da questi scacciato e maledetto nel 1450 quando ebbe saputo del suo empio proposito. Quello di far sì che il primo libro stampato nella storia non fosse la Bibbia, ma il suo mostruoso antidiluviano epigono. Quando il cobra per qualche ragione veniva portato fuori dal laboratorio nel quale era segregato, studiava l'ambiente circostante nell'affannosa ricerca di qualche dettaglio che potesse sostenerlo in un'improbabile fuga. Solo esseri avvezzi agli interstizi tra le esigue dimensioni a noi note avrebbero potuto concepire architetture tanto inconcepibili nella forma e nella portata. Osservò i bassorilievi fantastici e intuì una storia di battaglie millenarie tra i visitatori dalla testa a forma di stella e la progenie di un dio marino dei sogni, troppo orribile per essere immaginato e restare sani di mente. Quei relitti degradati di una civiltà all'apice dello sviluppo tecnologico vanificavano tutto ciò che credevamo di sapere sulla storia di questo pianeta. L'oscuro risolutore rideva interiormente degli storici di ristrette vedute che assegnavano al nostro pianeta soltanto pochi milioni di anni. Quei reperti di antichità indicibile promettevano di cagionare terrificanti danni alla sanità mentale se fossero stati portati alla conoscenza del vasto pubblico. I cunicoli misteriosi di vetustà inaudita al di sotto della città artica erano il soggetto di racconti fantastici da parte dei soldati tedeschi. Allarmanti sparizioni provocate, a quanto si diceva, da contorti demoni neri e plastici che abitavano le mostruose profondità ctonie, erano state messe prontamente a tacere dal capo della spedizione. Sulla veridicità di questi racconti nessuno si sentiva però di dubitare, siccome i testimoni di tali orrendi eventi finivano per spararsi o deturparsi in maniera indicibile. Per ridurre le perdite umane, si scelse di rimandare l'esplorazione dei livelli inferiori, anche se essi sicuramente custodivano portentosi ritrovati tecnologici in grado di spostare la bilancia del conflitto mondiale a favore delle potenze dell'asse.
Giunse infine il giorno che Frederick Holtz chiamava quel giorno. Il cobra nero venne trasportato in un ampio salone ricavato in uno degli antri principali della maestosa città di ghiaccio, ricolma di apparecchiature scientifiche delle quali non coglieva lo scopo. Era bloccato su una sorta di lastra di pietra che era stata adagiata verticalmente per assicurargli piena visibilità di ciò che stava accadendo. Saldi legacci dalla vita in su precludevano ogni possibilità di seri movimenti. La sua presenza in relativa salute era fondamentale per la buona riuscita del rituale, come avrebbe appreso in seguito. Solomon cercò con lo sguardo il suo sanguinario nemico. Lo vide confabulare con un mistico barbuto, che di certo lo erudiva sui dettagli più complessi dell'operazione. La volta della sala era popolata da creature che ricordavano in parte i granchi e in parte i funghi, ma che apparivano aliene a entrambe le categorie. Quelle empie testimonianze del sistema solare esterno comunicavano a volte con sottili ronzii, a volte con abbozzati epigoni di pensieri umani, ma sempre con un'impronta di indefinibile, aliena crudeltà. Si erano alleate con Colts nella speranza di attuare i loro osceni propositi? Oppure lo scienziato tedesco le aveva assoggettate grazie a qualche rituale maledetto del De Antiqui Temporibus? Il frutto di quasi 19 anni di lavoro è finalmente giunto. Ti saresti risparmiato tutto questo dolore se a Carcosa ti fossi tirato indietro, gli disse Colts. E permettere a quelli del di fuori di pasteggiare con mia figlia? Certo, cosa mi sarà saltato in mente? Come se io volessi il caos strisciante a piede libero per il mondo. No, Herr Cobra, io non sono pazzo. Vedo anch'io il baratro al quale Hitler sta conducendo la Germania e anche il mondo intero. Durante il rito di Carcosa non perdemmo il controllo dell'evocazione. Quelli del di fuori si nutrono del segno degli antichi presente in una ristrettissima cerchia di esseri umani. Dopo accurate ricerche avevo stabilito che tua figlia ne fosse in possesso, ma non sapevo che tu fossi presente nella spedizione, né tantomeno che avresti interferito in modo tanto grossolano. Hai capito chi può ringraziare Edna per la sua condizione? Kane guardò nella direzione che Colts indicava e vide una figura femminile immobilizzata a una lastra verticale simile alla sua. Era vestita in maniera più pesante, ma riconobbe gli stessi antichi paramenti che le aveva visto addosso durante la cerimonia a Kainsport. Solomon non voleva dare soddisfazione al suo aguzzino, ma non poté esimersi dal chiedergli: «Quindi è davvero viva?» «Diciamo che è congelata, un attimo prima della morte». Comurhan del culto della fiamma gialla mi ha rivelato ciò che ha letto nei sigilli delle cascate scintillanti. Il dio pazzo e disperato ha sigillato metà del caos strisciante in orbita attorno al sole e metà nel nucleo fuso della Terra. Nel 1916 riuscimmo a evocare la metà della Terra che andò in gran parte nel tuo corpo, conferendoti quelle doti sovrumane che da 20 anni a questa parte vai sprecando. Una frazione di essa, tuttavia, permane nel corpo di tua figlia Edna. Quando saranno unite, avremo la chiave per evocare anche la parte del caos strisciante che la luce solare oblia permanentemente. E a questo scopo ci servi tu. Non hai che da chiederlo. Sono sempre lieto di aiutarti, rispose il cobra beffardo. Tu possiedi il verbo nero, il potere di contorcere determinati aspetti della realtà. Trascuriamo il fatto che finora l'hai utilizzato soltanto per far esplodere la testa di chi non ti andava a genio. Voglio che tu lo utilizzi per trasferire la tua parte del caos strisciante nel corpo di tua figlia. Lei, a sua volta, spezzerà il legame che tiene la metà ancorata all'orbita solare e la richiamerà qui sulla Terra. In che modo? Credi di essere l'unico a conoscere la lingua degli antichi? Rispose Colts, indicando il capo della donna.
Solomon notò che sulla sua testa era posto un artefatto di una lega metallica che non conosceva, con elementi visivi che attribuiva sia al platino che al bronzo. Ricordava a grandi linee una rozza corona di colore oro opaco, la quale era decorata con rune grottesche color sangue che suscitavano sensazioni pazzesche in chi le fissava. Edna Solomon diventerà la nostra regina in giallo, l'incarnazione completa del caos strisciante sulla terra. Ella controllerà lui e io controllerò lei. Quelli col segno giallo hanno inventato molti modi per controllare quelli del di fuori e io li studio da tutta la vita. La fredda determinazione di Frederick Colts era tale da scalfire anche il cuore gelido del Cobra Nero. Il mondo si avvia verso la distruzione, proseguì il tedesco. Anche se Hitler verrà sconfitto, Stalin prenderà il suo posto. La prossima guerra sarà tra le potenze dell'Occidente e i dannati bolscevichi. Io farò in modo che tutta l'umanità sopravviva. Tutta, a eccezione di ebrei, zingari, omosessuali e di tutti coloro privi di occhi azzurri e capelli biondi, vero? Questa è l'occasione per ricominciare. Non lascerò che vada sprecata, rispose Colts con un gesto di stizza. Non mi è proprio chiaro perché dovrei fare quello che mi chiedi. Puoi tornare in vita all'infinito, puoi uccidere praticamente chiunque, eppure non puoi porre rimedio al tuo fallimento che vedi lì davanti. Il tuo fallimento come uomo e come padre. Colei che ha pagato come figlia, come donna e come essere umano per la tua intrinseca crudeltà. Lei è una persona buona, avrebbe potuto anche mitigare lo sciagurato caos strisciante, ma tu, essere perverso e senza cuore, te ne sei servito per uccidere quanti dei tuoi simili? Deve restare così, né viva né morta, perché tu non osi rinunciare a quel potere che davvero ipocrita non fai che maledire, ma che allo stesso tempo brami. Il Cobra Nero non rispose, ma quelle parole avevano scalfito la dura corazza che avvolgeva il suo cuore. 20 anni passati a combattere crimini umani e forze immateriali e sentiva di non avere concluso niente. La mezzanotte era sempre a un passo dallo scoccare. Il male era nell'ordine intrinseco delle cose e avrebbe continuato a esistere anche dopo una sua ipotetica morte. A cosa serviva tutto quel dolore che subiva e che elargiva? Ma la vita di Edna per lui aveva significato. Era l'unica cosa davvero buona che sentiva di avere creato nel corso della sua vita. «Allora posso conoscere la tua risposta?» gli domandò Colts. «Il potere si trova in fondo», gli sussurrò. «In fondo?» chiese Colts avvicinando il suo volto. «Al culo del tuo Führer!» rispose il Cobra Nero. Con denti serrati in una morsa, agguantò l'orecchio del suo carceriere e lo torse, esercitando una potenza che avrebbe fatto invidia a quella di un coccodrillo. Un mozzicone di carne grondante sangue ora deturpava il lato destro del volto del tedesco. Colts lanciò un grido tremendo e con un pugno si liberò dalla presa, mentre i suoi sottoposti intervenivano in suo aiuto. «E va bene! Se con le buone non è possibile, lo faremo con le cattive!» esclamò il tedesco esasperato, mentre tamponava alla bene e meglio la fuoriuscita di sangue. Scansò il mistico barbuto che lo avvertiva dei pericoli di avviare il rito nella modalità estrema e si pose davanti al corpo esangue di Edna Solomon. A un tratto la sua voce si fece aspra e arida e dalle sue labbra uscirono parole dal carico tremendo che incarnavano pazzesche minacce alla sanità mentale degli uomini. Forze che non appartenevano al cosmo materiale iniziarono a essere drenate su questo piano. L'aria si riempiva di elementi ignoti alla tavola periodica, mentre un calore del tutto estraneo alle forze della natura si irrorava da varchi non visibili a occhio nudo. Il corpo di Edna Solomon iniziò a contorcersi, in sincronia con quello del suo oscuro genitore.
Le rune della corona dorata si illuminarono di un colore difficilmente descrivibile ed esalavano forze primordiali quasi tangibili. Il cobra nero sentiva che ciò che lo rendeva tale gli veniva sottratto. In parte ne era spaventato e in parte sollevato. Al contempo, vene di tinte innaturali si gonfiavano e sparivano nel corpo della donna, mentre l'artefatto tremava come nello sforzo di vincolare esseri non terreni alle rigide conformazioni delle tre dimensioni a noi note. Il cobra nero credeva che quello spettacolo fosse detestabile, ma era soave a confronto di ciò che stava per accadere. Dalla bocca e dalla pelle della donna iniziò a fluire una materia, se così si poteva chiamare, che niente aveva a che fare con ciò che è sano e razionale. Una melma vaporosa, violacea, che si espandeva non solo nello spazio ma anche nel tempo. Una visione da incubo che avrebbe potuto ispirare per anni la produzione artistica incubogena di Clark Ashton Smith. Gli osservatori non potevano stabilire se essa fosse apparsa o vi fosse sempre stata, o se fossero loro a credere in maniera fallace di trovarsi lì e in quel tempo. I soldati si abbandonavano alle più prorompenti manifestazioni di terrore, mentre Colson indietreggiava, più incerto che spaventato dalla portata di quel fenomeno. Il cobra osservò con i sensi dell'anima quel solenne abisso di malignità primeva, le indescrivibili fantasmagorie dell'oltre, quelle profanazioni del sano e del razionale che avevano terrorizzato gli incauti viaggiatori delle terre del sogno. Quella porzione inesauribile di materia fantastica si contorceva in modi indescrivibili e fluiva libera e primeva, eclissando ogni traccia di sano e razionale sul suo cammino. Una meba mentale compiaciuta della propria conclamata malignità, che eclissava per portata e implicazioni anche le più terrificanti riflessioni che si potevano produrre attorno a essa. Le carni degli uomini lambiti dalla protuberanza informe venivano erose dall'interno, come se la loro materia si fosse destata e avesse compreso di non avere alcuna ragione di esistere. Le grida di dolore di quei disperati erano così intense da risvegliare nel cuore gelido del cobra qualcosa di vicino alla pietà. Se voleva salvare se stesso, sua figlia e quel mondo materiale per il quale provava ancora una vaga vicinanza, doveva agire ora. I legacci tuttavia erano ben saldi e lo trattenevano alla lastra di pietra. Caso volle che uno dei soldati, intento in una rovinosa fuga, fosse caduto nei suoi pressi prima di scomporsi in quegli elementi inconoscibili, lasciando a terra la sua arma di ordinanza. Il cobra sporse le gambe e con enorme fatica riuscì ad avvicinare il fucile e a sollevarlo in verticale nella propria direzione. Non aveva modo di orientarlo in maniera appropriata. Con il piede fece pressione sul grilletto e l'arma sparò un colpo che attraversò la cinghia sulla parte superiore del busto, conficcandosi nella spalla. L'oscuro risolutore gridò di dolore e il dolore che sentiva era come quello di un tempo, carnale, completo, non mitigato da alcuna forza ultraterrena. Non avvertiva più nulla di osceno e ultraterreno che faceva di lui il cobra nero. Il proiettile era ancora tra le carni e il sangue sgorgava copiosamente, ma questo non gli impedì di stracciare gli ultimi legacci e infine di liberarsi. In quel caos apocalittico, Colts era ancora in piedi, intento a declamare formule proibite volte a contenere quell'orrore preternaturale. Il cobra iniziò a correre, ma subito le gambe gli cedettero. Si rimise in piedi e faticosamente avanzò un passo dopo l'altro verso il suo obiettivo. Lo scienziato gli volgeva le spalle e non vide il fucile scarico abbattersi sul suo capo. L'urto fu tale che l'arma si spezzò in due, ma il tedesco rimase vigile, con la testa ora deturpata in più punti. «Animale! Lasciami fare o il potere del caos strisciante annichilirà tutto quanto!» «Idiota, questo non è il caos strisciante! Vi sono esseri tra quelli del di fuori che addirittura lo superano in fatto di potere!» Qualcosa sta approfittando del suo potere per entrare nel nostro piano. Questo è l'albero della conoscenza infinita dei nove mondi. Gli antichi norreni lo conoscevano e lo temevano. La regina in giallo ha spalancato il varco che lo confinava in regioni astrali separate dalle nostre. Questo è Yggdrasil, la porta e la chiave dello spazio e del tempo. Colts guardò nervosamente intorno a sé. Qualche forza caparbia ancora lo manteneva retto di mente e saldo nelle proprie posizioni.
Ci siamo spinti troppo in là, Herr Cobra! Ora dobbiamo morire assieme a tutta la razza umana! Io non sono un cobra. Io sono Cain Solomon e sono un uomo. Se devo morire, lo farò come tale. Detto questo, l'oscuro risolutore si portò le mani alla maschera a forma di serpente che gli contornava il viso e che era tutt'uno con esso. Con fare deciso ne afferrò i bordi e iniziò a tirare come non mai. Carne e sangue vennero divaricati con un dolore atroce, fino a quando l'oscena testimonianza del potere del caos strisciante non venne rimossa dal suo corpo. Anche la materia inerte risentiva di quegli sconvolgimenti multidimensionali, e il suolo artico consolidato dal gelo di eoni iniziò a incrinarsi. Una profonda fenditura si aprì sul pavimento di fronte ai due contendenti. «Tu sei pazzo! Sei completamente pazzo! Non meritavi tutto quel potere!» sbraitò Colts sull'orlo dell'isteria. «Non hai capito? Quel potere è proprio ciò che mi merito!» Con uno sforzo erculeo, dato il dolore della ferita, Cain Solomon afferrò Colts, lo sollevò sopra la propria testa e lo gettò all'interno del crepaccio gelido che si stava divaricando. Lo scienziato lanciò bestiali maledizioni fino a quando la sua voce non si perse nei meandri della terra violata. Con le ultime forze rimanenti, Solomon superò con un balzo l'orlo del crepaccio e avanzò verso la sagoma deviata in modo innaturale della regina in giallo. Ogni passo corrispondeva a una nuova fitta e gli ricordava la sua riacquisita natura umana. La nebbia melmosa si propagava in ogni direzione e lo avvolgeva in maniera blasfema. Nonostante non fosse più un essere sovrumano, non avvertiva ulteriori variazioni nel suo essere. Forse il segno degli antichi codificato nei suoi geni lo stava proteggendo? Era forse in sintonia con la creatura che un tempo era stata sua figlia? Si addentrò in quel marasma e assistette a eoni di conoscenza proibita insita nel mare temporale. Vide i segni dell'oltre alle cascate scintillanti, dove quelli del di fuori vennero arginati dai figli del dio pazzo e disperato, Yith. Le profanazioni di Eldritch, la corte dell'Erebo e della Notte, Xaratos, Ratmatui, il segno giallo, la notte che deve arrivare. Raggiunse quella che riconobbe come una sagoma di donna che risplendeva di una luce nucleare malsana e terrificante. Lo spazio si curvava secondo regole più mentali che fisiche, poggiò le mani sul capo di Edna e lasciò che quello che lo qualificava come suo padre sgorgasse dal suo cuore nero. Inizialmente non sentiva nulla, ma a un tratto, o c'era sempre stato, avvertì una risposta al suo richiamo. Una voce che negli ultimi 20 anni era rimasta relegata alla parte del suo cervello che ancora sperava di essere umana. «Papà!» «Edna, figlia mia, mi dispiace tanto!» disse Cain, riscoprendo quella che noi chiamiamo commozione. «Non dovevi pagare tu per questo!» «Il tempo! Sta portando il tempo da noi! Sta portando il tempo in cui quelle cose saranno parte di noi! È l'inizio! È la fine!» Posso riassorbirlo, contenerlo. Sono 20 anni che lo faccio!» «Questa è la forza dell'intera metà del caos strisciante! La contenevi già a malapena prima! Ti spazzerà via!» «Se non lo faccio, ucciderà te! Me! Tutti! Non ho...» Si scoprì a singhiozzare. «Non ti ho mai chiesto scusa, capisci?» «Lo sapevo, papà, lo sapevo! Fa quello che devi!» Cain Solomon si preparò a quell'orrore che per lui era molto familiare. Spalancò i portoni della memoria, dei sogni e della fantasia. Un'onda dorata, in parte suono e in parte luce, avvolse tutti i presenti e si riversò verso dimensioni normalmente precluse alla percezione umana, accompagnata da una forza che spazzò via ogni cosa. Quando tempo dopo il cobra nero riaprì gli occhi, non avvertì alcuna presenza viva oltre alla propria. Non c'era più traccia di quella che un tempo era stata sua figlia Edna, a eccezione di pochi brandelli di stoffa che riconobbe appartenere alle vesti che le aveva visto indosso. Dai suoi occhi si liberarono poche pesanti lacrime, che subito arsero e si dissolsero nel nulla prima di toccare terra. Verificata l'assenza di superstiti da finire, uscì da una fenditura che si era originata su una parete. Respirò quell'aria ora purgata dalle presenze dei mostruosi influssi siderali. Ogni parte del corpo gli doleva e la ferita alla spalla sembrava ancora dargli dei problemi.
La medicò alla bene e meglio e finì per specchiarsi in una lastra di ghiaccio lucido. La maschera a forma di cobra nero era riapparsa sul suo volto, ma notò che stavolta i bordi erano ombrati di una minacciosa tinta rosso sangue. Qualcosa era di nuovo cambiato in lui? La presenza di un calore superiore alla norma che avvertiva nel suo corpo gli suggeriva che l'eventualità di morire per ipotermia fosse remota. Puntò lo sguardo al cielo e scrutò oltre il muro del sonno. Nella volta stellata nei pressi di Algol, la testa del demone, era sorta un'altra fonte di luce brillante e pulsante, una regina in giallo che, ne era certo, non avrebbe bruciato in eterno, ma che lo avrebbe guidato fino a casa. C'era ancora tanta, tantissima strada da fare. Il professor Colz era fuori gioco, ma il culto della fiamma gialla era ancora vivo e vegeto. Il suo capo, Komurhan, prometteva nuove ere di orrori a Kainsport, ne era certo. Ma c'era anche un cobra che non aveva ancora finito di mordere. Fine.